Inizi una dieta per dimagrire e dopo i primi successi l'ago della bilancia rimane fermo, nonostante tutti gli sforzi. A chi è capitato? Oh sì, e sembra un sortilegio malefico. Nessuna magia, è il metabolismo che rallenta per l'apporto calorico ridotto troppo a lungo. Ecco allora come dimagrire senza rallentare il metabolismo con questi 5 trucchetti semplici e pratici. 1. Mangiare lentamente. Grazie Simo, ma non è una grande novità. Troppo semplice? In realtà il cervello impiega 20 minuti per liberare gli ormoni della sazietà e placare il senso di fame. Secondo gli studi, chi mangia lentamente consuma una quantità corretta di calorie, senza patire la fame, si sente soddisfatto e dimagrisce di più e velocemente. 2. Grassi buoni. I grassi buoni non fanno ingrassare, anzi, mantengono il metabolismo attivo e scattante. Ovviamente parlo degli omega 3 che si trovano nella frutta a guscio, semi oleaginosi, avocado e pesce azzurro. 3. No ai cibi light e dietetici. Sembra un controsenso? I cibi light sono impoveriti dei nutrienti essenziali e sono arricchiti con insaporitori, grassi, zuccheri per avere un po' di gusto. Meglio evitare. 4. Cereali integrali. Sono più nutrienti, apportano vitamine, minerali e saziano anche con porzioni più piccole. Non rallentano il metabolismo, come invece fanno le farine bianche raffinate. 5. Bere acqua. Senza la giusta idratazione, il metabolismo non funziona e non si dimagrisce. Per vedere i miei trucchi su come bere acqua ogni giorno, potete guardare questo mio video. Come sempre, poi, non devono mai mancare frutta e verdura fresca e almeno 45 minuti di movimento al giorno. L'idea ci piace, ma sarà poi vero che questi cibi funzionano? Con questi 5 trucchi il metabolismo sarà più pimpante e i chili sulla bilancia non saranno più un pensiero. Se ami anche tu la salute naturale, metti un bel mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao! Perché?